Quando si trattano argomenti spinosi, occorre separare i fatti dalle invenzioni e dai semplici si dice e mi pare. Quello che si può ricostruire della vita di Ugo Poletti non deve sfuggire a questa regola, qualunque sia la storia su di lui che avete già sentito. Poletti nasce a Domegna nel 1914 e diventa sacerdote all'età di 24 anni. Viene nominato vicario generale della diocesi di Novara e poi ausiliario di Monsignor Gilla Vincenzo Gramigni. È il 1958. La prima svolta nella sua carriera ecclesiastica si dovrebbe però ad un ricatto. Almeno, così, riporta il libro Via col vento in Vaticano, secondo il quale nel 1963 Montini era arcivescovo di Milano ed aveva deciso di sciogliere e di far trasferire il quotidiano, molto diffuso in Lombardia, di orientamento cattolico ma di matrice post-fascista, Il Popolo di Il vescovo di Novara, Monsignor Vincenzo Gilla Gramigni, protestò vivamente perché questa decisione era stata presa senza interpellare l'Episcopato e da sua totale insaputa. L'arcivescovo Montini, allora presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, appresa la reazione di Monsignor Gilla Gramigni, si sarebbe infuriato ed avrebbe scritto una lettera rivolta al Monsignore, dai toni molto duri e particolarmente violenta, consegnatagli a mano. Monsignor Gilla Gramigni, già da tempo malato di cuore, leggendo la lettera si sarebbe accasciato per terra, morendo sul colpo. Erano le 23 del 7 gennaio 1963. Immediatamente informato della modalità dell'accaduto, Montini si sarebbe precipitato all'1:30 di quella stessa notte a Novara. Lì incontrò il giovane ausiliario del vescovo, Ugo Poletti, il quale non solo avrebbe ribadito che l'infarto era stato provocato da quella lettera, ma avrebbe spiegato che la lettera stessa sarebbe rimasta sulla scrivania dello studio, al quale erano stati precedentemente posti i sigilli. Montini, preoccupatissimo che la notizia potesse pervenire agli organi di stampa, avrebbe fatto pressione su Poletti affinché gli fosse riconsegnata la lettera incriminata. «Eminenza, i sigilli sono stati posti un'ora fa dall'ufficiale. È notte e non è più possibile disturbarlo a quest'ora», aveva replicato Poletti. Ma Montini ribatteva piccato. «Domani è già tardi. Sono qui per questo. Non si preoccupi, nessuno saprà mai dell'accaduto». Pare che la storia dei sigilli non fosse nient'altro che un'invenzione dello stesso Poletti, che si mostrò particolarmente efficace. Rientrò in possesso della lettera incriminata e la consegnò a Montini, che gli raccomandò il più stretto riservo. Quando Montini divenne papa, Poletti venne premiato con la nomina ad arcivescovo di Spoleto, che lui però avrebbe ritenuto di scarso rilievo, chiedendo al Papa di seguirlo a Roma. Infatti, passò al vicariato di Roma come vicereggente, superando molti pretendenti. In seguito, il 27 agosto 1972, quando morì improvvisamente il cardinale vicario Angelo Dell'Acqua, Poletti venne nominato da Papa Paolo VI provicario di Roma. In questa sua nuova veste, Poletti si distinse da subito per l'impostazione fortemente anticomunista. Nel 1976 è costretto a smentire di essere un massone. Un quotidiano gli attribuiva l'iscrizione dal 17 febbraio 1969 alla massoneria. Alla morte di Papa Montini, il cardinal Poletti si ritrova fra i papabili. Nelle quote è al secondo posto, dato 7-2, insieme a Monsignor Baggio. Viene invece eletto Papa Luciani. Poco tempo dopo l'elezione esce l'articolo La Gran Loggia Vaticana di Mino Pecorelli e Poletti si ritrova nuovamente nell'elenco di presunti massoni. Il 28 settembre 1978 Albino Luciani muore nel suo letto. Poletti fu la quarta persona in ordine cronologico a vedere il cadavere del pontefice, dopo la suora che lo ritrovò, Monsignor Villot e il medico di fiducia del Papa. Secondo il giallista David Yellop, il nome di Poletti sarebbe stato fra coloro che Albino Luciani era intenzionato a sostituire nel suo nuovo progetto revisionista della struttura vaticana. L'anno seguente
viene accusato di aver raccomandato ad Andreotti, allora presidente del Consiglio, il generale Raffaele Giudice affinché venisse nominato comandante della Guardia di Finanza. In seguito Giudice, membro della P2, fu al centro dello scandalo per evasione fiscale di $1 miliardo. È sospettato di aver stornato ingenti somme di denaro a favore di Licio Gelli. Poletti muore nel 1997, diventato cardinale nel 73, vicario del Papa dal 73 al 91 e presidente della CEI dal 1985 al 91, collaborò con 3 papi, partecipò a 2 conclavi, visse a stretto contatto con la Curia romana per più di 30 anni. Dico ai giovani, riconoscete che c'è del male sulla terra tra gli uomini? Sono certo che rispondono di sì. L'ingiustizia, l'odio, la vendetta, la sopraffazione sono tutte espressioni di male. Il male avrà una sua origine, sì, è nella deformazione della nostra natura umana e nella depravazione della nostra intelligenza, certamente. Ma questo avviene così per generazione spontanea? O ci sarà qualche sorgente del male? Il 12 settembre 2005 arriva alla redazione della trasmissione Chi l'ha visto una telefonata. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. È un anonimo e riferisce. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinale Poletti all'epoca. In realtà, la notizia è vecchia di 8 anni. Già nel 1997, il 9 luglio, un articolo di Antonella Stocco sul Messaggero per la prima volta parlava della sepoltura di De Pedis a Santa Apollinare. Era già stata aperta un'indagine e la procura aveva archiviato. Il rettore di Santa Apollinare, Don Pietro Vergari, saputo dalla moglie che Renatino avrebbe voluto tanto far riposare le sue spoglie mortali nella chiesa in cui si era sposato, prese carta e penna e scrisse al vicario di Roma, Ugo Poletti. Vergari ottiene l'autorizzazione. Completati gli altri passaggi burocratici, si procede all'estumolazione per traslazione della salma di De Pedis. Ma la telefonata riaccende le luci della ribalta sul caso De Pedis Orlandi Vaticano. Nel libro Segreto Criminale, la giornalista Raffaella Notariale intervista Sabrina Minardi, ex compagna di Enrico De Pedis, con cui aveva condiviso un arresto e altre vicissitudini. Secondo la Minardi, Poletti e De Pedis si conoscevano in vita e a presentarli era stato Monsignor Marcinkus. Era un contesto di sesso, avevo portato 2 ragazze per Marcinkus. C'era pure Renatino, c'era pure Poletti e lui, il cardinale, stava molto, molto in confidenza con Renatino. Si vedeva proprio. Grandi sorrisi, chiacchieravano amabilmente. Si misero pure in disparte. Renato si metteva le mani in faccia a coprire la bocca mentre parlava. Quando doveva parlare di cose serie, e c'era gente, faceva così. Non si fidava nemmeno dei muri. Il trambusto è forte. La gente si chiede come sia possibile che un uomo della caratura criminale di Enrico De Pedis sia stato sepolto a Santa Apollinare. Ma le parole della Minardi, testimone discusso, non trovano riscontro.